Ciao ragazzi, bentornati nel canale di Let Me Play, io sono Nero Rathalos per chi non mi conosce e oggi porterò un nuovo video tutorial di Skyrim, anzi non chiamiamolo tutorial, sarà un prequel di un video, di altri prossimi video che andrò a portare. Di cosa sto parlando? Bene ragazzi, voi che giocate a Skyrim, immagino che forse l'1% di voi ha veramente portato al massimo il personaggio con armi e armature. Di cosa stiamo parlando? Tutti sono capaci di avere un'armatura droppata in giro o anche alzata con la forgia, ma con i potenziamenti veramente basilari, cioè andare lì col materiale, potenziare l'armatura o l'arma che sia col materiale che chiede. Però forse non tutti anche sanno che ci sono dei potenziamenti migliori per questo gioco. Cosa intendo? Non so se avete mai fatto caso che durante il gioco potrete incontrare pezzi di armature che dicono la forgiatura aumenta del 50%, 40% in base a quello che trovate. Di conseguenza troverete anche le pozioni che danno questo potenziamento. E allora cosa noi andremo a fare nei prossimi video? Porteremo prima di tutto forgiatura al 100. Di conseguenza alchimia e incantamento al 100. Ovviamente dite, beh, non è così facile, naturalmente, però vi insegnerò un piccolo bug per dimezzare veramente le ore di gioco, perché voi che giocate sapete benissimo che per potenziare il personaggio ci vogliono veramente, ma veramente, ma veramente tante ore di gioco e soprattutto tanto materiale che veramente fai fatica a trovare con il gioco normalmente. Allora, se non l'avete ancora capito, io prenderò la forgiatura, creeremo dei pezzi di armatura, con le pozioni creeremo il potenziamento delle armature e andremo a creare armi e armature per il nostro personaggio veramente potentissime. Bene ragazzi, ci vediamo nel primo video della forgiatura. Se non avete lasciato un like, lasciatelo, iscrivetevi al canale e ragazzi ci vedremo nel nostro grandissimo video della forgiatura. Ciao ragazzi!